Il consigliere di maggioranza del comune di Barcellona, Salvatore Imbesi, è stato arrestato dai finanzieri del comando provinciale di Messina al termine di indagini dirette dal procuratore capo di Barcellona, Emanuele Crescenti, e coordinate dal sostituto procuratore Rita Barbieri. Oltre all'arresto del 58enne, noto imprenditore barcellonese operante nel settore agrumicolo, la Guardia di Finanza ha effettuato un sequestro preventivo per circa 10 milioni di euro su quote sociali, conti correnti, disponibilità finanziarie e immobiliari riconducibili a 3 persone indagate e alla società coinvolta nella frode. I reati ipotizzati sono truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e sottrazione fraudolente al pagamento delle imposte. Le indagini svolte hanno permesso di scoprire un complesso sistema di false fatturazioni finalizzato sia all'evasione delle imposte sia all'ottenimento in debito di un finanziamento comunitario per un importo complessivo di circa 5 milioni di euro. Secondo le Fiamme Gialle, a porre in essere questo sistema era principalmente Imbesi, attraverso 2 società del barcellonese, una operante nel settore agrumario e l'altra in quello edile, entrambe riconducibili agli imprenditori in qualità di rappresentante legale. Le 2 società, per percepire indebitamente il contributo comunitario, avrebbero documentato una serie di rapporti commerciali mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e fornito una falsa rappresentazione degli investimenti riguardanti l'ampliamento e l'ammodernamento di un impianto di trasformazione agrumaria. Per evadere il fisco, le 2 società avrebbero simulato l'effettuazione di rapporti commerciali fittizi riguardanti la compravendita di agrumi, documentati attraverso l'emissione e l'utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti. È stata inoltre accertata dai finanzieri l'ipotesi di riciclaggio in capo al figlio di Imbesi, Antonino, socio unico di una delle società coinvolte.